Ancora un uomo e una donna. I capitani reggenti per il prossimo semestre sono Ernesto Benedettini e Assunta Meloni. Mentre a Palazzo Valloni si apprestavano a ricevere l'omaggio del corpo diplomatico e pronunciare il loro discorso, l'alza bandiera in Piazza della Libertà dava il via alle celebrazioni. Primo ad essere presentato il nunzio apostolico, Monsignor Giuseppe Bertello, decano del corpo diplomatico. Poi ambasciatori e consoli. Poco dopo il discorso dei reggenti eletti con un forte richiamo alla libertà. Il corteo è salito verso Palazzo Pubblico per l'incontro con i capi di Stato Rosa Zafferani e Federico Pedini Amati e con il governo. La fotografia di questo 1° ottobre è quella scattata sul pianello, nel corteo dei 4 reggenti in marcia verso la Basilica del Santo, per la benedizione del fondatore. Il vescovo Monsignor Negri ha ricordato nell'omelia la necessità che la politica persegua il bene comune. Non può più essere pensabile e alla lunga neanche tollerabile che possano esserci dei beni particolari proposti o addirittura perseguiti come bene comune. Il ritorno a palazzo per il momento centrale della cerimonia. L'oratore ufficiale, Anne Veneman, direttore generale dell'UNICEF, per la prima volta sulla penisola, seguita dal giuramento nelle mani del segretario agli interni. Per la prima volta una donna ha ceduto il collare, simbolo del potere, a un'altra donna. Secondo mandato per Ernesto Benedettini, il primo per Assunta Meloni. È l'undicesima donna dal 1981 che sale alla Suprema Magistratura, dopo la possibilità, data nel 1973 al gentil sesso, di accedere alle cariche politiche e istituzionali.